Giancarlo Fercioni, il regista doc storico, ma un grande conoscitore della pallacanestro. Secondo me è una grande, va visto questa telecronaca nell'immaginario collettivo di un grande spettacolo. Sky significa un grande spettacolo e quindi un grande impegno. Cos'è una regia di una partita di pallacanestro, soprattutto in questo evento? Ah, per me è sempre, perdonatemi, per me è sempre una grande emozione, perché se non riesco a vivere in modo emozionante non riesco neanche a trasmettere questo tipo di emozioni, e il basket è emozione fondamentalmente. Io ritengo tuttora lo sport televisivamente più efficace per veicolare le emozioni. Il basket in questo tipo di situazione è emozione trasmessa, perché la nazionale è una cosa che ci prende comunque. La nazionale di basket, in quanto appassionato, oltre che addetto ai lavori, ulteriormente, quindi se riusciamo, oltre alla tecnologia, a comunicare quello che succede, e qui mi faccio un esempio, l'esempio dell'inno, l'inno durante questo torneo di Trieste, sulla prima partita non è partito il CD per una disfunzione tecnica. Uno, non ho ancora individuato chi, comunque uno dei ragazzi, uno della squadra, ha cominciato a cantare, ha seguito tutta la squadra, ha seguito tutto il pubblico. In regia avevamo, come si dice in gergo, la pelle d'oca, letteralmente, perché era emozionante, estremamente emozionante. Ed è questa, secondo me, fondamentale, la carta in più che propone il basket e che vogliamo proporre anche noi di Sky, cioè la casa del basket, che è lo slogan, il claim di questo periodo, non è soltanto un claim, vuole essere la verità di questo. E il basket, secondo me, è un core, come dicono, è una delle cose più importanti all'interno di questo. Senti, quante sarai l'uomo regista ai box, no? Quante persone avrai, e la vera novità, in sintesi? Guarda, la vera novità è che questa volta, oltre ad avere le persone sul posto, ovvero sia avere commentatori, pitch reporter, integrazioni tramite queste nuove tecnologie, dei cosiddetti zainetti, che sono quelle cose che consentono praticamente la trasmissione da qualsiasi posto, in pratica. Una telecamera collegata a uno di questi zainetti consente la possibilità di trasmettere non più tramite satellite, non più tramite diciamo tecnologie macchinose e costose, peraltro, e ti danno la possibilità di proporre delle immagini personalizzate oltre a quelle che vengono proposte da chi produce fisicamente, ovvero sia dall'host broadcaster, come viene detto in termini tecnici, cioè dalla televisione che propone l'evento. Oltre a questo abbiamo questo studio, che è con la tecnologia della realtà aumentata, che è una forma di virtuale avanzato, in cui ci saranno come ospiti Carton Myers, ci saranno praticamente diversi ospiti, oltre alla conduzione di commenti da studio, integrazione da studio, abbellimento dello studio, diciamo un infiocchettamento dello studio. Diciamo anche che l'Eurovisione ha i diritti, sì. Con quante telecamere fa? 5? Dunque, lo studio virtuale sono 3-4 telecamere, ma perché non necessita di altro all'interno. L'host broadcaster praticamente produrrà, normalmente hanno un quantitativo crescente, sempre crescente da parte man mano che l'evento diventa più importante, le partite diventano più importanti. Normalmente siamo in queste situazioni qua, sono cose intorno ai 14-16 telecamere più telecamere speciali, anche se di fatto molte di queste sono specializzate su situazioni particolari, super motion, cioè super slow-mo, tutte queste situazioni che servono per abbellire e dare effettivamente, valorizzare maggiormente le emozioni che propone il basket. Senti, non mi hai risposto, dimmi solo il numero, quanti collaboratori hai nella tua squadra? Dunque, la squadra in studio, la regia in studio saranno circa, tra una cosa e l'altra, una decina, quindicina di persone più o meno in rotazione. Copriremo diverse ore, cioè praticamente le partite che ci sono in una giornata, quindi significa una copertura di palinsesto
particolarmente abbondante, quindi ci sarà anche una rotazione degli operatori per rendere possibile la cosa, perché sennò cioè... Tu sei anche un bravo giornalista e scrivi anche, tieni una rubrica, non so se sempre sei ascoltato, ma soprattutto hai il gusto della perfezione, cioè non senza essere un perfezionista. Qual è la sorpresa che offrirai in due parole? Ma l'idea quella è di mettere insieme tutto quello che ho scritto, tutte quelle le idee, le emozioni, il vissuto da regista, le impressioni da regista e tutto quello che è stato legato al basket, che è stato tutto sommato è diventato insieme alla mia famiglia una seconda famiglia. Grazie. Grazie a voi.